Siamo con Nausicaa Orlandi, presidente della Federazione degli Ordini dei Chimici e dei Fisici. Oggi è la giornata nazionale del chimico e del fisico e voi concentrate la vostra attenzione e le vostre richieste al mondo della politica, in particolare sul contributo che le vostre professioni possono dare per la salute e la sicurezza sul lavoro. Sì, oggi è il 7 novembre e quindi festeggiamo la giornata nazionale del chimico e del fisico. Il 7 novembre è una data scelta volutamente perché è la data di nascita di Marie Sklodowska-Curie, unica donna, ma comunque unica personalità, aver ricevuto un premio Nobel in due discipline, in questo caso nel 1903 riceve il premio Nobel per la fisica, per lo studio sulla radioprotezione e nel 1911 per la scoperta del radio e del polonio. E quindi diciamo una figura che ci racchiude entrambi, la professione di chimico e la professione di fisico, che sono diventate sanitarie nel 2018 con la legge 3 del 2018 e quindi sono appieno professionisti della salute e quindi nell'ambito della prevenzione della salute e sicurezza sul lavoro. Circa il 40% dei nostri colleghi opera in questo settore, dai rischi correlati alla salute, quindi al ruolo degli agenti chimici e degli agenti fisici negli impianti produttivi, nelle aziende manifatturiere, come anche nei luoghi di vita. E quindi l'aspetto correlato alla salute che esce molto spesso dal confine dell'impresa per approdare anche all'ambiente. Tutelare la salute significa anche avere degli impianti adeguati, dei processi produttivi adeguati, innovativi ma adeguati, in grado da non creare rischi anche quali potrebbero essere atmosfere potenzialmente esplosive, incendi, che possono dare dei danni anche ovviamente alla popolazione circostante e possono comportare dei disastri ambientali. Ecco, quindi la tutela della salute, quelli che sono gli agenti chimici, quello che respiriamo, quello che utilizziamo, misceliamo, formuliamo e come questo diciamo, ha un impatto su chi opera giornalmente con loro, con questi agenti chimici e fisici e su chi vive nell'intorno di questi luoghi di lavoro. Quindi essere sicuri a casa come sicuri al lavoro, proprio perché il lavoro è un diritto di tutti e deve essere reso accessibile il più possibile. E ad oggi, nonostante tutte quelle cose che sono state messe in piedi, ancora le malattie professionali sono presenti, anzi in aumento, ed in particolare tra le patologie presenti in maniera preponderante troviamo ancora quelle legate alla patologia dell'orecchio e quindi l'agente fisico ad esempio del rumore, piuttosto che quelle legate al sistema del nervoso centrale o a patologie di tipo respiratorio tumorale, ecco, quindi agenti chimici, agenti cancerogeni. Celebriamo questa giornata per ricordare i nostri colleghi che lavorano a 360 gradi in questo, dall'ambito imprenditoriale. Possono essere imprenditori, RSVP, SVP, direttori di impianti, di produzione e di stabilimento, così come possono essere consulenti, ma anche presenti negli organi di ispezione e vigilanza, come l'ISPISA, l'ASL, e presenti negli istituti di ricerca, quali ad esempio l'Istituto Superiore della Sanità. Una sicurezza e una salute che abbraccia il momento in cui produci, ma che richiede una progettualità di un impianto sicuro e che prevede che il prodotto che ne esca sia sicuro. Anche in questo appunto chimici e fisici sono presenti. Sono presenti quando i nostri prodotti escono con delle dichiarazioni di conformità, REACH, ROS, RAE, IMDS piuttosto che DOP, secondo il CPR 305, e sono presenti in quelli che sono i prodotti di alcune tipologie di aziende impiegati nell'ambito agroalimentare, quelli che potrebbero essere i fertilizzanti, o alimentare i veri e propri alimenti, fino anche alla tutela della salute di quando diamo un giocattolo a un nostro figlio oppure indossiamo un semplice cosmetico o vestito.